tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlarvi, proporvi un deck da usare in Arena 11, l'arena leggendaria. Scusate, ho pochissima voce quindi non mi dilungherò eccessivamente in chiacchiere. Shum! Lo state vedendo alle mie spalle, questo è il deck che voglio giocare insieme a voi, che vi consiglio e che soprattutto è diverso da quelli che vi propongo abitualmente, che hanno come push principale il domatore di cinghiali. Vedete benissimo, gigante royal, altre carte molto interessanti, ma andiamo subito a vederlo in arena. Siamo quindi in arena, le nostre prime 4 carte, gigante royal, tronco, palla di fuoco e orda di scheletri. Apriamo subito a destra con un gigante royal, siamo contro Lord X dei Furian, non me lo ricordo. Il gigante royal avanza minaccioso, lasciamo caricare un pochettino di mana, intanto lui apre con una capanna dei barbari centrali, golem del ghiaccio. I doppi barbari scelti per noi vanno a picchiare i suoi barbari normali, poi si avventano sul golem del ghiaccio. Intanto il gigante royal ha colpito più volte la capanna dei barbari, doppia palla di fuoco per eliminare tutta quella marmaglia di truppe. Gigante royal in questo momento tira giù la capanna, si rivolta verso la torre insieme al lurido cavernicolo. Iniziano a fare un sacco di danni, 1748, inviolate ancora le nostre torri. Apriamo subito con un boscaiolo e degli sgherri, bellissima la combo, ma riusciamo a farlo deviare con il golem del ghiaccio. Boscaiolo che poi insegue Log Rider, apriamo con un'orda di scheletri, vediamo di bloccarlo. Furia per noi, avanti così, tronco per il nostro avversario, ma comunque alcuni sgherrini sono arrivati sotto la torre e hanno danneggiato in una maniera incredibile, 1276. Lasciamo caricare ancora un pochettino prima di riaprire col gigante royal sul ponte a destra. Si avvicina ancora, capanna dei barbari per lui, il gigante viene deviato, sgherri e barbari sopra il giant. Aspettiamo un attimo, tronco e palla di fuoco eliminano tutte le truppe, così come il gigante royal sta per eliminare la capanna che non va giù. Ragazzi, incredibile quanta salute ha la capanna, coppia di barbari che sta in questo momento per entrare, arriva nella nostra area di gioco, ma mettiamo un Tris di sgherri pronto per eliminarli. E davanti di nuovo il boscaiolo, guarda la ripartenza, Tris di moschettieri per lui, due vanno a sinistra, uno a destra, golem del ghiaccio, rallenta tutto, furia, non c'è niente da fare, due moschettieri sono a sinistra, vengono in questo momento coperti dai barbari scelti, ma c'è uno grande, un moschettiere e gli arcieri. Sulla destra andiamo con gli scheletrini e con la Fireball riusciamo a salvarci, bellissima la counterata, Tris di sgherri che entra in questo momento a sinistra, mettiamoli anche noi, avanti così, aiutati dalla torre, la tirano giù di nuovo, capanna dei barbari e di nuovo gigante royal, continuiamo a spingere col gigante, la nostra mossa migliore. Uno sgherro è andato a danneggiare insieme al gigante la capanna, ancora i tre moschettieri giocati centrali si splittano di nuovo, tante truppe sulla destra, barbari, moschettiere, Og Rider e golem del ghiaccio, bisogna fare qualcosa, tronco in questo momento, ma il boscaiolo ragazzi eccezionale come difesa, andiamo con il tronco e con gli sgherri riusciamo a riportare indietro le truppe con la scarica, guardala in alto a sinistra, è scappato un lurido cavernicolo e con l'ultimo fendente tira giù la torre avversaria. Come avete visto ragazzi, questi luridi cavernicoli giocati con il gigante royal possono essere una doppia combo da usare, ad esempio si attacca con il gigante sulla parte destra mentre lui ci risponde, li mettiamo sulla parte sinistra e come avete visto possiamo supportarli con un tronco, la zap e tante altre cose. Andiamo subito a fare il secondo match di oggi, sempre per noi gigante royal davanti contro Clord, 4121 trofei del clan Yayai, pronti a mettere giù Royal. Aspettiamo ancora un attimo, invece giù col boscaiolo e con gli sgherri, cambio di programma, avanti così, guardalo che entra, orda di scheletri per lui, riusciamo a zapparla senza problemi, il mega sgherro va sugli sgherri e il boscaiolo inizia a tirare letali fendenti sulla torre, apre con un giant, lui c'è davanti il mega sgherro, quindi fortunati noi che non abbiamo bisogno di counterarlo con niente. Aspettiamo che la torre lo butta giù, ecco così, barbari scelti. Forse mi sono confuso, il mega sgherro non era stato alloccato davanti al giant, viene colpito proprio adesso, scappa un lurido cavernicolo sulla destra, ma lui mette tre sgherri che non hanno nessuna difficoltà a fermarlo, anche se riesce a tirare un colpo. Mettiamo il gigante royal per dividere e
deviare. Gli sgherrini, moschettiere, per lui davanti, ma il gigante ha cominciato a colpire. Orda di scheletri per lui, che andiamo ad arare con il tronco, anche se sono stati veramente molto rapidi a tirare giù il nostro Royal. Sta per entrare il moschettiere, in questo momento passa il ponte, gli mettiamo sopra ancora tre sgherri, andiamo a mangiucchiarlo via, veloce veloce, pronto il boscaiolo. Invece aspettiamo un attimino, lui mette il mega sgherro, la torre elimina uno dei due nostri mega sgherri, stessa cosa fa il mega sgherro, riapre col gigante davanti, andiamo a mettere il boscaiolo per deviare il mega sgherro, e pronti l'orda di scheletri sul gigante, ma lui apre con un cimitero, c'è il boscaiolo là in alto che sta colpendo con la sua ascia, zappe cimitero, sono stati benissimo usati sia dalla sua parte che dalla mia parte, anche se riescono comunque a danneggiare la torre, la portano a 706, ma le sue due torri, se vedete, sono entrambe molto molto danneggiate. Aspettiamo ancora di caricare un pochettino di mana, pronto l'attacco, e giù davanti il gigante Royal sulla destra, sul ponte, in questo momento giù anche gli sgherri pronti ad aiutarlo, ed è proprio così, perché vanno a colpire le sue truppe. Andiamo a tirare un tronco e là torre va giù, ragazzi, colpita sotto le bombe del Royal. 50 secondi alla fine, la nostra torre è da proteggere. Sarà dura, sarà dura. Lui mette il gigante a destra, noi apriamo con i luridi a sinistra. Boscaiolo sul gigante, ma mette ovviamente il cimitero. Orda inutile, perché viene zappata. Zap anche per noi, ma non possiamo salvarci. Orda anche per lui là in alto, che mangia i nostri luridi cavernicoli senza nessun problema. Andiamo a proteggere, invece no, apriamo con Royal, lasciamo che sia lui a fare danno. 386 viene colpito da moschettiere mega sgherro, e un altro colpo butta giù la sua torre, ragazzi. In questo modo è praticamente fatta, mancano pochi secondi alla fine, abbiamo la torre full vita, possiamo aprire anche quei barbari al centro con gli sgherri, col boscaiolo, e come vedete, ragazzi, non c'è più storia, non c'è più storia. Veramente veramente bello questo deck usato con gigante Royal, palla di fuoco, barbari scelti, boscaiolo, zap e scheletri. Beh ragazzi, cosa posso dirvi? Io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo deck sia stato fonte di ispirazione, diciamo, per una vostra nuova partita avventura in Lega 11. E io vi ricordo di attivare la campanella sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!